trinciare una persiana dobbiamo usare una qualsiasi cosa, dobbiamo trinciare il palo con lo stesso ragionamento, dobbiamo sapere che il nostro aerografo spruzza una quantità di vernice e fa un getto, in questo caso regolando il cappellotto in questo senso ci fa un getto verticale. L'oggetto che dobbiamo verniciare può avere delle criticità, in questo caso abbiamo tutte le parti che stanno all'interno della persiana, che sono quelle più difficoltose. Quando orientiamo il nostro oggetto dobbiamo sapere che spruzzandolo, utilizzando la pistola in questo senso, noi facciamo un getto più o meno verticale e dobbiamo orientarlo in questo caso. Non possiamo verniciare come se fosse un muro, un soggetto piatto, verniciando in maniera parallela e costante, perché in questo caso non riusciremo a fare bene dentro questo punto. Sono accorgimenti importanti. In questo, verniciando una persiana, e io le vernicio sempre a spruzzo, la maniera migliore di farla è orientare la pistola in questo senso, ruotandola verso le parti incave da una parte e dall'altra, disinteressandosi della parte piatta, che faremo poi in un secondo momento. Quando verniciamo un oggetto, verniciarlo a spruzzo significa mettere quantità di prodotto senza poterla poi togliere, quindi non carichiamo eccessivamente ed evitiamo soprattutto di ripassare più volte lo stesso punto. Agendo in questo modo io so che vernicio con la passata centrale tutte le parti laterali, le parti dentro, bene la parte sotto e vengo fuori con la persiana. Dopodiché farò, utilizzando la pistola in questo senso, tutta questa parte compresa la battuta, e la stessa cosa faccio degli altri quattro lati, così avrò fatto la persiana completa. Invece uso il getto parallelo, avrò sempre delle parti dove ne ho messa di meno e che non potrò più riprendere in un secondo momento, a meno che non sono molto leggero come mano, quindi posso orientarla in tutto. È fatta in tutte le parti nello stesso modo, quindi la quantità di vernice che c'è nella parte centrale è la stessa che c'è nella parte laterale. È ovvio che la vernice a spruzzo non può essere data in maniera abbondante, perciò è più giusto fare due passate leggere, velate, piuttosto che caricare, perché non è possibile poi tornare indietro. Così l'abbiamo fatta dappertutto.